Vuoi sapere come fare un viaggio in Transilvania in 6 giorni? Seguimi fino alla fine del video per sapere cosa vedere. Noi siamo atterrati a Bucarest e abbiamo preso una macchina fino a Brasov, dove abbiamo alloggiato per 2 giorni per poter visitare, oltre alla bellissima città, anche il castello di Bran, il meraviglioso castello di Peleș, il castello di Pelișor, il monastero di Sinaia e la fortezza di Rasnov. Siamo poi partiti verso Sighișoara, ma prima ci siamo fermati a visitare la maestosa chiesa fortificata di Preșmar e poi il delizioso paesino di Viscri, con le sue tipiche case colorate e un'incredibile fortezza da lasciare senza fiato. Arrivati a Sighișoara abbiamo visitato la cittadina, compresa la torre dell'orologio, e abbiamo cenato presso il ristorante che ha preso il posto dell'alloggio di Vlad Tepeș, il personaggio che ha ispirato il conte Dracula. Il giorno dopo ci siamo messi di nuovo in viaggio e come prima cosa abbiamo visitato l'imponente chiesa fortificata di Biertan e siamo arrivati alla meravigliosa cittadina di Sibiu, dove abbiamo alloggiato per 2 notti. Questo ci ha permesso non solo di vedere con calma il bellissimo centro storico della città, ma anche di visitare le miniere di sale di Turda, a circa 1 ora e mezza da Sibiu, e lo splendido museo della civiltà popolare tradizionale Astra. Il giorno dopo siamo partiti verso Bucarest e nel tragitto ci siamo fermati presso Castelul de Lut, un vero e proprio villaggio delle fate, presso il monastero Curza e poi presso il monastero di Snagov, dove c'è la presunta tomba di Dracula. A questo punto ci è rimasta un'intera giornata per visitare la città di Bucarest, con i suoi immensi palazzi storici e le sue straordinarie chiese. Abbiamo addirittura avuto il tempo di visitare il museo etnografico del villaggio, dove poter rivivere un po' di storia della Romania rurale. Giusto il tempo per comprare qualche gadget a tema Dracula e siamo ripartiti verso l'Italia. E tu cosa ne pensi del nostro viaggio? Cos'altro consiglieresti di vedere in Transilvania? Fammelo sapere nei commenti!